Bentrovati sul mio canale. Oggi andiamo a riprendere le nostre lezioni di filet. In un altro video vi ho spiegato come effettuare l'avvio del filet e come lavorarlo con i punti base. Vi ricordo che il filet è la lavorazione data da alternanza di spazi pieni a spazi vuoti. In genere gli spazi vuoti sono dei quadratini che vanno a sostituire la rete modano del filet ad ago sul quale venivano ricamati i punti pieni. Anche il filet a uncinetto ha avuto la sua evoluzione e, come potete notare, io nella mia lavorazione ho intercalato al posto della rete un altro tipo di punto che viene chiamato punto ponticello o gigliuzzo. Questo punto viene lavorato su due righe e di andata e ritorno ed è dato dalla lavorazione su due quadratini. Vi faccio vedere in modo pratico. Il simbolo del nostro punto è questo, che in genere noi troviamo nella leggenda punti, e come vi dicevo prima, questo punto, chiamato ponticello vuoto, mezzo gigliuzzo o arco operato semplice, viene lavorato su due righe e quattro quadratini, due nella riga sottostante e due nella riga superiore. In genere questo è il simbolo corrispondente a questo punto. Vedete? Lo faccio vedere qui. Questo è il nostro punto ponticello. Io ho già lavorato la mia prima riga vuota e andiamo alla dimostrazione. Lavoro le tre catenelle che mi sostituiscono il primo punto alto, due catenelle di separazione perché il mio spazio è dato da due catenelle di separazione, e vado a chiudere con un punto alto. Andiamo adesso a lavorare il nostro archetto operato semplice con 3 catenelle, 2 e 3. Siccome è lavorato su due quadratini, io vado a puntare l'uncinetto giusto al centro della maglia che mi divide i due quadratini e vado a lavorare il mio punto basso. Lavoro 3 catenelle, che sono lo spazio di separazione per il mio archetto, ed un punto alto a chiudere la mia sequenza. E abbiamo già lavorato metà del nostro archetto nel primo giro. Se voglio continuare con l'archetto, continuo con 3 catenelle ed una maglia bassa al centro della maglia che chiude i miei due spazi, perché vi ricordo che questo punto è lavorato su due archetti. 3 catenelle e chiudo il mio archetto in lavorazione. Se voglio continuare con un quadratino non semplice, lavoro 2 catenelle e vado a chiudere normalmente il mio quadratino sul punto di chiusura dello spazio sottostante e continuo in base alla mia lavorazione. Vado a terminare il giro per farvi vedere come completare il punto ponticello nel giro di ritorno.
e inizio la terza riga con il mio spazio vuoto e continuo la mia lavorazione in base allo schema che sto seguendo. In questo caso è uno schema libero per farvi vedere come lavorare il punto ponticello vuoto o mezzo gigliuzzo o arco operato semplice, che è una variazione del punto rete per intercalare gli spazi vuoti agli spazi pieni nella lavorazione del filet. Siamo giunti al nostro archetto operato, vado a fare il punto di chiusura dello spazio precedente e vado a chiudere adesso il mio archetto operato con 5 catenelle, 1, 2, 3, 4 e 5, perché costituiscono lo spazio di 2 quadretti vuoti sul quale noi stiamo lavorando il nostro archetto operato. Carico il filo e vado a chiudere con una maglia alta nello spazio di chiusura sottostante e abbiamo lavorato il nostro archetto operato semplice. Questo è il risultato e questo è, vedete, la rappresentazione grafica dei punti nella leggenda. Qui è specificato quante catenelle bisogna lavorare, mentre questo è il simbolo che voi spesso trovate nella leggenda ad accompagnare questo punto. Lo vado a chiudere anche il secondo con 5 catenelle di separazione ed un punto alto nello spazio di chiusura del giro sottostante. Concludo il giro in questo modo. Se noi dovessimo adesso continuare con il nostro punto ponticello, andiamo a lavorare in questo modo. Lavoro il primo spazio d'inizio, normalmente così come da schema, e per il mio primo rigo del punto ponticello proseguo come abbiamo fatto in precedenza, con 3 catenelle, 1, 2 e 3, e punto l'uncinetto al centro dell'archetto e vado a lavorare il mio punto basso. Concludo con 3 catenelle e chiudo sullo spazio di chiusura del giro sottostante e ho lavorato il primo rigo del mio punto operato semplice. Continuo per l'altro archetto con 3 catenelle, un punto basso nello spazio, 3 catenelle e vado a chiudere il mio archetto operato e continuo lavorando la mia riga così come da schema in lavorazione. Io adesso volto il lavoro per farvi vedere la chiusura dell'archetto operato. Facciamo conto che abbia terminato il giro, il rigo, e vado ad iniziare il rigo di ritorno. Lavoro i miei spazi vuoti e sono arrivata all'archetto operato che andiamo a chiudere come abbiamo fatto per il giro precedente, con 5 catenelle ed un punto di chiusura a maglia alta sulla chiusura del giro sottostante, che è rappresentata dalla maglia alta che divide i due archetti. Vado a chiudere anche l'altro, 1, 2, 3, 4 e 5, e lavoro la mia maglia alta sulla maglia alta sottostante che mi chiude
la sequenza e termino il mio rigo come da schema. E abbiamo lavorato il nostro archetto operato semplice o mezzo gigliuzzo o punto ponticello vuoto, una variazione della rete che viene usata nelle parti vuote del filet. Questo è il simbolo che noi troviamo nella leggenda punti associato a questo tipo di lavorazione, che vi ricordo si lavora su due righe di andata e di ritorno. Questa è la lavorazione della prima riga. Con una maglia alta lasciamo due punti di base, un punto basso sul punto successivo, 3 catenelle e andiamo a chiudere dopo aver lasciato due punti di base con una maglia alta sul punto successivo. Nella riga di ritorno, che è molto più semplice, lavoreremo un punto alto sul punto alto di apertura del punto, 5 catenelle, lasceremo tutto l'arco libero e andremo a chiudere la sequenza con un punto alto sul punto alto di chiusura del punto. Così è come si presenta il nostro arco operato semplice, che andiamo a lavorare su una base di 7 catenelle per due righe. La riga di andata un punto alto, 3 catenelle, lasciamo due punti di base e sul terzo andiamo a lavorare un punto basso. Continuiamo con 3 catenelle, lasciamo due punti di base e chiudiamo il punto con un punto alto sul punto successivo. Nella riga di ritorno andiamo a lavorare un punto alto sul punto alto, 5 catenelle, lasciamo libero tutto l'arco e chiudiamo la sequenza con un punto alto sul punto alto di chiusura del nostro punto ponticello o arco operato semplice o mezzo gigliuzzo. Nei giri successivi, se noi dovessimo effettuare una lavorazione piena o ritornare alla nostra lavorazione con i quadratini semplici, basta soltanto recuperare gli spazi che noi abbiamo saltato. Vi faccio vedere, inizio il mio giro 3, 4 e 5 con il mio spazio vuoto, chiudo con un punto alto sul punto di chiusura del quadretto sottostante e andiamo adesso a recuperare i nostri quadratini sul punto operato che abbiamo lavorato. Siccome il nostro punto è lavorato su due quadratini, recuperarlo è molto semplice, anche perché sappiamo che ogni quadratino è dato da un punto alto, 2 catenelle, un punto alto, lasciando due punti di base. Qui abbiamo 5 catenelle, quindi il nostro recupero è molto semplice. Vado a lavorare 2 catenelle di separazione per il primo spazio, carico il filo, entro nell'archetto di 5 catenelle e vado a lavorare il mio primo punto basso. E ho recuperato il mio primo quadratino. Lavoro 2 catenelle ancora per il secondo quadratino che vado a chiudere sul punto di chiusura del punto operato sottostante e ho recuperato il mio spazio originario che era di 2 quadratini. Se la lavorazione prosegue con dei punti pieni, al posto dei miei punti vuoti vado a lavorare maglie alte in sequenza. Per ogni quadratino vi ricordo che abbiamo 4 punti alti, per 2 ne abbiamo 7, perché vi ricordo sempre che l'ultima maglia che chiude la sequenza precedente è anche quella che apre la sequenza successiva. Quindi per i miei 2 quadratini pieni lavorerò 7 punti alti. Il primo è il punto di chiusura
dello spazio antecedente. Carico il filo e vado a lavorare gli altri tre punti alti per chiudere il primo quadratino. 3 e 4 e ho il mio primo quadratino pieno. Per il secondo quadratino continuo con 2 maglie alte, 1 e 2, e vado a chiudere con un punto alto sul punto alto di chiusura del punto sottostante e ho recuperato appieno la mia lavorazione e continuo seguendo lo schema del lavoro che sto facendo. In questo caso il mio è uno schema libero e continuo lavorando i punti così come si presentano. Nel caso doveste rifare il punto operato, basta che voi andiate a lavorare sui due quadratini previsti per la lavorazione di questo punto.